Hai mai osservato attentamente le tue abitudini e i tuoi comportamenti e ti sei chiesto perché, esattamente, fai quello che fai? Esaminando questi comportamenti, potresti determinare che le tue abitudini indesiderabili emergono dal tuo subconscio, motivo per cui imparare a controllare il tuo subconscio è una componente fondamentale del successo permanente. Qui approfondiremo ciò che devi sapere sul subconscio e identificheremo 7 tecniche che puoi utilizzare per riprogrammarlo, prendere il controllo della tua vita e vedere la tua vita cambiare in meglio. Cos'è la mente subconscia? Anche se a volte ne trascuriamo il potere, il subconscio è una parte della mente che ha un forte impatto sul nostro benessere fisico, mentale e spirituale. La mente subconscia impara costantemente dalla mente conscia, il che fortunatamente significa che può essere controllata e programmata, ma programmare la mente conscia richiede un lavoro intenzionale e cosciente. A livello fisico, il tuo subconscio cerca sempre di mantenerti in vita, indipendentemente dal costo o da quanto potrebbe rintralciare il cambiamento di determinati comportamenti nella tua vita. Ad esempio, il tuo subconscio potrebbe vedere un'attività normale e del tutto benigna come una minaccia che innesca la tua risposta di lotta o fuga. Se il fattore scatenante è il risultato di un trauma passato, una fobia, eccetera, il tuo corpo sta cercando di tenerti al sicuro, anche se, così facendo, potrebbe portarti a sperimentare sintomi fisici fastidiosi, come panico o attacchi di ansia. A livello mentale, il tuo subconscio immagazzina ricordi e abitudini che hanno un impatto su di te e sul tuo corpo. Utilizza questa conoscenza e gli stimoli passati per tentare, ancora una volta, di mantenerti al sicuro e di sentirti al meglio nel presente. A livello spirituale, il tuo subconscio influenza la tua ispirazione, immaginazione e creatività. È facile vedere, quindi, quanto sia potente il subconscio. Quindi immagina quanto potrebbe essere potente se smettessi di permettere al tuo subconscio di controllarti e invece controllassi il tuo subconscio. 7 modi per riprogrammare il tuo subconscio. Ecco 7 tattiche che puoi provare, le preferite di Aruta, per riprogrammare il tuo subconscio. 1. Affermazioni positive. Se scopri che il tuo subconscio ti alimenta costantemente pensieri negativi o ti invia atteggiamenti arrabbiati o pessimistici in modo spontaneo, è tempo di iniziare a contrastare quella negatività subconscia con positività cosciente. Scegli un mantra positivo che puoi iniziare a usare durante la giornata e soprattutto quando emergono pensieri o sentimenti negativi. Suggerimento da professionista, assicurati che le tue affermazioni positive siano proprio questo, e non scegliere un'affermazione basata su un linguaggio negativo, ad esempio, scegli merito felicità e pace nella mia vita invece di voglio evitare conflitti e negatività. 2. Visualizzazione. Il tuo subconscio impara dalle esperienze passate e, quindi, tenta di replicare le esperienze positive ed evitare quelle negative. Tuttavia, questo meccanismo può ostacolarti. Per evitare che il tuo subconscio interferisca con nuove esperienze o esperienze che altrimenti potrebbe cercare di evitare, usa la visualizzazione. Utilizzando frequenti visualizzazioni positive e dettagliate delle realtà che desideri, puoi addestrare il tuo subconscio a credere che siano possibili risultati positivi, permettendogli di lasciare andare le convinzioni passate che ha costruito. Ottieni suggerimenti pratici per aiutarti a dare energia e ridefinire le priorità della cura di te stesso. Suggerimento da professionista, anche se non stai cercando di evitare una reazione subconscia negativa, puoi anche utilizzare la visualizzazione per spingerti verso l'obiettivo desiderato. Più visualizzi usando l'occhio della mente e accetti un evento o un risultato come una realtà potenziale, più facilmente il tuo subconscio si allineerà con i comportamenti che devi tenere per raggiungere quella realtà. 3. Ipnosi. Se hai difficoltà con la visualizzazione, potresti provare l'ipnosi. L'ipnosi consente alla tua mente conscia di passare in secondo piano mentre tu, o un ipnotizzatore, influenzi direttamente la mente subconscia senza che le tue preoccupazioni quotidiane, ansie o pensieri sconclusionati si intromettano. Ci sono molti ipnotizzatori professionisti là fuori, oppure puoi iniziare provando prima l'autoipnosi utilizzando una delle tante registrazioni autoguidate di alta qualità su YouTube.
Suggerimento da professionista: affinché l'ipnosi sia più efficace, probabilmente dovrai credere che la pratica sia benefica. Se hai subito dubbi sull'efficacia dell'ipnosi, questa tattica potrebbe non essere adatta ai tuoi obiettivi. 4. Audio e video subliminali. Allo stesso modo, puoi utilizzare audio e video subliminali per attingere al tuo subconscio con meno lavoro da parte tua. Le persone usano i messaggi subliminali per produrre una varietà di effetti desiderati e, ad esempio, alcune persone affermano che ascoltare audio in lingua straniera durante il sonno li aiuta a impiantare la lingua straniera nel loro subconscio. Questa pratica rende più facile per loro imparare la lingua straniera quando sono svegli. Suggerimento da professionista: quando apporti cambiamenti positivi nella tua vita, la chiave del successo è sempre la ripetizione, e ripetizione significa concederti tempo per prenderti cura di te stesso. Considera l'idea di programmare 30 minuti ogni giorno per almeno 4 settimane, magari quando ti sdrai la notte o quando ti svegli, per esercitarti nell'uso dei messaggi subliminali. 5. Meditazione. La meditazione ti aiuta a calmare la tua mente cosciente e a concentrarti meglio sui compiti che devi svolgere in un dato giorno. In quanto tale, la meditazione si abbina meravigliosamente con qualsiasi altra tattica presente in questo elenco, come la visualizzazione e le affermazioni positive, che richiedono di concentrarti rigorosamente sulla tua mente conscia per apportare cambiamenti nel subconscio. Suggerimento da professionista: se sei interessato a usare la meditazione per riprogrammare il tuo subconscio, prenditi del tempo per conoscere i diversi tipi di meditazione al fine di trovare lo stile più adatto a te. Una volta che inizi una routine di meditazione, scoprirai che ci sono molti più benefici nella pratica oltre al suo utilizzo per influenzare il tuo subconscio. 6. Controllare la tua volontà e le tue abitudini. A volte, riprogrammare il tuo subconscio è semplicemente un atto di pura forza di volontà. Vuoi cambiare le tue abitudini potenziate dal subconscio e quindi decidi di farlo. Suggerimento da professionista: ovviamente è molto più facile a dirsi che a farsi. Quando tenti di cambiare le tue abitudini derivate dal subconscio, prova tattiche di cambiamento delle abitudini, come l'accumulo di abitudini o l'utilizzo di un rilevatore di abitudini per ottenere i migliori risultati. 7. Autosuggestione. Per un approccio semplice, considera semplicemente la possibilità di dire al tuo subconscio i risultati che non solo vorresti, ma che ti aspetti di vedere. Questo è ciò che è noto come autosuggestione o autosuggestione. Ad esempio, se dici consapevolmente a te stesso che inizierai a svegliarti prima, potresti iniziare a vederti fare proprio questo, con sufficiente dedizione cosciente. Suggerimento da professionista: vai oltre il pensiero sui risultati che vuoi vedere e inizia a scriverli. Documenta la tua dichiarazione e mostrala nei posti in cui la vedrai durante la giornata: lo specchio del bagno, l'angolo del tuo laptop, i promemoria sul telefono. Leggi la tua dichiarazione ad alta voce, se puoi, più volte durante il giorno. La linea di fondo. Il tuo subconscio è uno strumento estremamente potente che puoi riprogrammare per iniziare a apportare cambiamenti nella tua vita. Usando queste 7 tecniche, puoi iniziare a riprogrammare la tua mente oggi e ad allenare il tuo subconscio a iniziare a lavorare per te, non contro di te.